Di battezzarvi, siete convinti, potete ancora ripensarci. Giusto perché nessuno vi ha costretti, obbligati, mamma, papà, niente, nessuno. Okay. Questo è importante perché quello che andrete a fare chiaramente è esattamente l'espressione volontaria di una fede ed è per questo che battezziamo secondo il comando biblico. Ad età adulta, almeno consapevole, insomma, potremmo dire, ed è per questo che oggi c'è festa davanti agli angeli c'è Dio, e quindi vuol dire che c'è festa nel cuore di Dio, e poi festa nei cieli, festa sulla terra e vittoria, e questo è quello che questa mattina noi vogliamo celebrare. Vado alla parola di Dio, vi invito a alzarvi in piedi, vogliamo leggere alcuni versetti nel Vangelo di Giovanni al capitolo 8, leggeremo dal versetto 1 al versetto 11. Il titolo di questo messaggio, l'espressione di Gesù che leggeremo più avanti è «Neppure io ti condanno, va e non peccare più». Leggiamo dal versetto 1, Gesù andò al Monte degli Ulivi, all'alba e tornò nel tempio, tutto il popolo andò con lui ed egli sedutosi li istruiva. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna colta in adulterio e fattala stare in mezzo, gli dissero: Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Or Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare tali donne. Tu che ne dici? Dicevano questo per metterlo alla prova e per poterlo accusare. Ma Gesù, chinandosi, si mise a scrivere con il dito in terra e siccome continuavano a interrogarlo, egli, alzato il capo, disse loro: Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. E chinandosi di nuovo, scriveva in terra. Essi, udito ciò, e accusati nella loro coscienza, uscirono ad uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi, e Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Gesù, alzandosi e non vedendo altri che la donna, le disse: Donna, dove sono i tuoi accusatori? Nessuno ti condanna. Ella rispose: Nessuno, Signore. E Gesù le disse: Neppure io ti condanno. Va e non peccare più. Preghiamo. Padre, nel nome di Gesù, ti benediciamo per la tua parola, per l'unzione del tuo spirito che sento in questo momento sulla mia vita e sulla vita di chiunque è qui. Grazie per la lode, grazie per l'adorazione, grazie per la tua parola. Fai che sia un giorno di festa e di ulteriore salvezza nel nome di Gesù. Amen. Vogliamo accomodarci. I primi quattro versetti che abbiamo letto ci parlano dell'esperienza di una donna che viene colta in adulterio. L'adulterio è un rapporto sessuale proprio al di fuori del matrimonio e la parola di Dio ci mette davanti questa realtà. Io questa mattina vorrei parlarvi del percorso che questi fratelli e sorelle hanno fatto per arrivare alla salvezza. E che non è solo il loro percorso, ma è anche stato il mio percorso ed è stato il percorso di tantissime persone che oggi sono qui, che hanno gustato l'effetto di quelle parole che Gesù ha detto anche a noi: neanch'io ti condanno, però adesso vai e vivi una vita diversa. La nostra vita è stata incontrata dall'amore di Dio e anche in quel giorno questa donna si ritrova in un momento difficile della sua vita. Viene colta non da sola, tra l'altro, perché è impossibile commettere adulterio da soli, insieme a un uomo, e dico questo e capirete più avanti perché, in adulterio. I religiosi del tempo prendono questa donna, la portano davanti a Gesù e gli fanno delle domande. Ora, prima di parlarvi della grazia di Gesù, vi vorrei sottolineare che la società nella quale noi viviamo è stata completamente messa sottosopra da un cambiamento di valori. Anche oggi viviamo un degrado che è davanti ai nostri occhi,
vediamo la società perdere i valori che fino a qualche anno fa erano, insomma, normali, vediamo uomini e donne di ogni età perdere moralità, vediamo i nostri figli circondati da modelli sbagliati, vediamo in questa generazione una società che ormai si sta abbandonando. Insomma, io vorrei parlarvi molto apertamente questa mattina davanti a degli standard che stanno diventando sempre più bassi, sempre più miseri, e insomma giornali, telegiornali, tutto quello che noi vediamo alla televisione, alcune volte le persone, ma magari anche persone non credenti, dicono: ma dove stiamo andando? In che direzione ci stiamo andando? Chissà che cosa avverrà fra 10 anni, fra 15 anni, fra 20 anni, qual è, sarà il futuro dei nostri figli? Quale sarà il futuro dei nostri adolescenti? Insomma, quello che è chiaro è che c'è un abbassamento di standard morali, c'è un abbassamento di capacità di riconoscere il bene dal male, ciò che era normale sta diventando normale in questa società. E vedete, io vorrei questa mattina affermare quello di cui sono fermamente convinto. C'è un concetto filosofico dove l'uomo dovrebbe essere la misura di ogni altra cosa. E vi vorrei spiegare questo concetto, cioè alcuni canali filosofici dicono che l'uomo è l'unico ad avere il diritto di stabilire e di misurare ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Allora è chiaro che ogni persona stabilisce se è un'azione giusta o se è un'azione sbagliata, se uccidere una persona è giusto o se uccidere una persona è sbagliata. Vi sono paesi nel mondo dove, pensate, persino uccidere una persona nel nome di Dio è considerato non semplicemente qualcosa di giusto, ma qualcosa di onorevole, qualcosa che in qualche modo ti dà accesso a una gloria, a un onore, non solo nei cieli, ma anche in mezzo alle persone, bambini che fin da piccoli vengono ammaestrati per dire: un giorno diventerai un kamikaze e ucciderai e il tuo Dio ti darà un grande onore nei cieli. Ora, dico tutto questo perché la realtà è che questo tipo di approccio alla vita ci sta veramente spingendo in basso, e talmente in basso che noi alcune volte ci domandiamo, insomma, Signore, che cosa dobbiamo fare? Come abbiamo ascoltato ieri, noi siamo chiamati a rimanere fedeli alla parola di Dio, siamo chiamati a rimanere fedeli ai principi di Dio e siamo chiamati non solo a predicare, ma anche a vivere fedelmente a quello che la parola di Dio ci comanda, senza girarci né a destra né a sinistra, ma vogliamo combattere, vogliamo ancora avere il coraggio questa mattina di dire che non è l'uomo a stabilire ciò che è giusto o ciò che è sbagliato, ma è Dio colui che ha l'unico diritto di essere e di misurare la nostra vita. È Dio colui che ha l'unico diritto di stabilire oggi nella nostra vita ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. È Dio colui che ancora questa mattina può dire: questo è buono e questo non è buono. È Dio che ancora questa mattina e ogni giorno della nostra vita può entrare nei dettagli più intimi di ognuno di noi per aiutarci a poter vivere una vita degna di essere vissuta. E come dicevo ieri alla scuola biblica, quando Dio ci comanda delle cose, non lo fa per limitarci una libertà, lo fa per proteggere la nostra vita. Voglio affermare con forza questa mattina che dietro ogni peccato c'è sempre una conseguenza, e ieri parlavo del concetto di acharit nella scuola biblica, se mi permettete lo spiego brevemente, che è la conseguenza che c'è dietro ad ogni peccato che noi commettiamo. Parlavo di un uomo in America, un uomo d'affari, che si ritrova davanti a un'offerta sessuale, in questo caso di una donna, e lui accetta di poter assecondare l'invito, come la maggior parte delle persone, insomma, che oggi vive in questa società cerca e fa. E quest'uomo, non valutando quello che sarebbe successo da lì a poco,
accetta e il giorno dopo si presenta all'appuntamento, va in questo grattacielo a New York, apre la porta, trova questa persona che lo sta aspettando chiaramente. Il problema è che non lo stava aspettando solo quella donna, ma lo stavano aspettando anche altre persone, e una stanza insonorizzata, questa non è una storia, una favola, è una realtà, se volete vi porto anche la citazione e insomma, i documenti di questo avvenimento, insomma, viene trovato con una stanza ben insonorizzata, e la persona viene accolta da questa donna, viene accolta da uomini che erano all'interno di questa stanza e di questo appartamento, viene picchiato, viene, non entro nei dettagli, viene sodomizzato, sapete che cosa significa questo, e poi viene ucciso. E io dicevo ieri ai fratelli della scuola biblica, ma secondo voi se quest'uomo avesse potuto vedere la conseguenza di quell'azione, che cosa avrebbe fatto? E allora il concetto di acharit, cioè della conseguenza che c'è dietro alle nostre azioni, ci dovrebbe in qualche modo spingere a comprendere che anche se nel mondo nel quale viviamo tutto sta diventando normale, dovremmo invece considerare, aiutare, suggerire ai nostri figli e anche alla nostra vita di ritornare a vedere quello che Dio dice riguardo alle nostre azioni e al nostro modo di vivere la nostra vita di tutti i giorni. Questa donna è stata incontrata in un momento difficile della sua vita. Vedete, io questa mattina non voglio parlarvi solo dell'amore di Dio, ma vi vorrei parlare anche di come alcune volte il peccato sta distruggendo la vita delle persone, perché quell'uomo è stato ucciso, ma quante persone stanno pagando delle conseguenze per aver ascoltato la mentalità di questo mondo? Quante famiglie sono distrutte? Quante persone si ritrovano a vivere legami con vizi? Quante persone stanno pagando un caro prezzo per non aver ascoltato Dio e la sua parola? E spesso quando dico questo, dico, tante volte diciamo alle persone o le persone che ci vedono, ci dicono, beh, voi siete dei cristiani e dovete pagare un caro prezzo per seguire il Signore. Beh, io questa mattina vorrei dire che c'è un prezzo più grande e più salato nel seguire invece colui che vuole la distruzione della nostra vita. Allora questa mattina è un giorno di festa, ma la vostra festa è possibile perché avete deciso di seguire il Signore. La vostra festa è possibile perché avete deciso di credere in Gesù. La vostra festa oggi è possibile perché avete stabilito nel vostro cuore che nonostante le vostre debolezze, da questo momento in poi voi vorrete onorare Dio nella vostra vita. Beh, ci sono due cose che succedono in un modo personale che vorrei raccontarvi questa mattina. Come la religione approccia il peccatore e come Gesù approccia il peccatore. Io credo che questa mattina ci sono persone in mezzo a noi che sanno di non essere a posto con Dio. Credo che questa mattina le persone anche più oneste che sono in mezzo a noi sanno che ci sono delle cose che non sono veramente in linea con i comandamenti di Dio. E questo non vale solo per le persone nuove che sono in mezzo a noi, questo vale anche per me, vale anche per te. Quando leggiamo la parola di Dio, quando ci scontriamo con la nostra umanità, quando non vogliamo veramente ascoltare il consiglio di Dio, quando la ribellione scende nel nostro cuore, beh, qual è l'approccio della religione e qual è l'approccio di Dio? Questa mattina abbiamo detto che noi non siamo qui per testimoniare di una religione, ma siamo qui per testimoniare dell'opera di Cristo. E se voi leggete i versetti che abbiamo letto, questi uomini che rappresentano la religione si presentano davanti a quella donna e davanti a Gesù dicendo: or Mosè nella legge ci comanda di lapidare donne, tu che ne dici? Quando la religione si presenta alla nostra vita, sapete che cosa fa? Accusa la nostra vita, giudica la nostra vita e fa parzialità, e lo vedremo più avanti. Alcune volte quando le persone si ritrovano davanti alla parola di Dio, vedete, si trovano in difficoltà e molti sono coloro che prendono le pietre e vogliono lapidare le persone. Siamo bravissimi alcune volte, lo dico anche a me che sto parlando, ad essere molto severi con gli altri e molto misericordiosi con noi stessi.
Quando una persona sbaglia, dice, ha sbagliato. Quando una persona pecca, ha peccato. Però con noi alcune volte siamo così tolleranti, così amorevoli, così, insomma, diciamo, vabbè, insomma, anch'io sono un uomo, l'espressione, sono un cristiano, le cose, insomma, Dio conosce il mio cuore, Dio conosce la mia vita. Ma quando gli altri sbagliano, noi assumiamo la veste dei religiosi. Ci mettiamo sulla nostra cattedra, puntiamo il dito verso le persone e incominciamo a giudicare, a condannare le persone. In altre parole, vorremmo togliere la possibilità di vedere l'opera di Cristo Gesù nella loro vita. E allora questa mattina vediamo che quando la religione incontra un peccatore, allora succede che vi è una condanna sulla persona, vi è un giudizio sulla persona e alcune volte, spesso, anzi direi quasi sempre, la religione non fa una giusta giustizia, ma fa delle differenze. Sapete perché dico questo? Perché quante persone vengono prese e vengono condannate alla lapidazione in questo testo che abbiamo letto? Quante persone dovevano essere lapidate? Chi? Cioè, perché? La legge di Mosè non diceva che era solo la donna che doveva essere lapidata. La legge di Mosè diceva, se mai dovessimo applicare la legge di Mosè, che entrambi dovevano essere lapidati. E io mi domando, e non sono un femminista, ma dov'è l'uomo? Dov'era l'uomo? Perché solo la donna doveva essere lapidata? Perché solo uno doveva pagare? Perché vedete, quando l'uomo si erge a giudizio, noi vediamo imparzialità. In una società come era quella, doveva essere protetto l'uomo e doveva essere lapidata la donna. E ancora oggi ci sono posti nel mondo dove questo avviene regolarmente, dove l'uomo viene in qualche modo protetto e dove la donna viene discriminata e viene in qualche modo disprezzata. Beh, non solo in qualche parte del mondo, mi dispiace dirlo, alcune volte anche nella nostra società occidentale c'è ancora una differenziazione molto netta ed è chiaro che ci sono ruoli diversi, ma questo non vuol dire che abbiamo dignità diversa. Allora vedete, quando la religione incontra il peccatore c'è condanna e giudizio. Quando la religione incontra un peccatore vi è parzialità. Quando l'uomo vuole giudicare qualcosa non sempre c'è imparzialità. Nei nostri tribunali vi è scritto la legge uguale per? ma è sempre così, amici cari, fratelli cari. È sempre vero che la legge è uguale per tutti. È sempre vero che le leggi vengono applicate nel modo corretto. Oppure alcune volte vediamo persone che dovrebbero andare in galera e che continuano a fare quello che fanno e altre che magari per vivere si trovano a rubare qualcosa in un supermercato e vengono presi, vengono buttati nelle celle. È veramente la legge uguale per tutti? La verità, fratelli, sorelle, amici, cari che siete qui questa mattina, è che quando l'uomo si mette a giudicare, quando l'uomo si mette a condannare, quando l'uomo si mette a guardare la vita delle persone, non sempre è imparziale. Ed è per questo che Gesù un giorno ha detto, perché anziché giudicare la vita di tuo fratello non guardi la trave che è nel tuo occhio? Perché invece di guardare la pagliuzza nella vita dei tuoi fratelli, delle tue sorelle, non incominci a guardare quello che deve essere cambiato nella tua vita. Togli la trave dal tuo occhio e poi aiuterai fratelli e sorelle a poter migliorare, persone a poter camminare meglio con Gesù. Voglio dirvi che queste sei persone che si battezzeranno non sono persone perfette, mi perdonerete. sono persone che hanno sperimentato la grazia di Dio. E sono persone che hanno deciso di cambiare. E sono persone che non sono state incontrate da una religione. Qui nessuno, spero, ha delle pietre in mano e vuole lapidarvi. Nonostante la vostra vita, come la nostra vita, ha espressione di peccaminosità. Vedete, prima di conoscere il Signore, avevo una vita completamente distrutta. Voi oggi mi vedete qui con la cravatta, con la giacchettina, mi chiamano pastore. E dice, beh, insomma, questo qui è una persona tutto sommato, una brava persona, a parte che non mi conoscete, quindi non sapete se sono una brava persona, ma insomma, grazie a Dio per la fiducia che mi concedete, insomma. Però prima di questo non ero esattamente così. Vi parla una persona che ha vissuto la sua vita
è nato in una famiglia che è una buona famiglia con della moralità, ma che ha deciso dalla sua adolescenza di seguire l'andazzo di questa generazione. Vi parla una persona che aveva dei vizi, vi parla una persona che, lo dico solo per innalzare il Signore, vi parla una persona, perché non mi piace parlare di queste cose della mia vita, vi parla una persona che in passato faceva uso di stupefacenti, vi parla una persona che viveva una moralità sbagliata, vi parla una persona che aveva sentimenti sbagliati, vi parla una persona che viveva incatenato in tante cose, che sapeva che non andavano bene. Io, quando ero adolescente, avevo dei progetti per la mia vita. Volevo vedere la felicità del mio cuore, volevo avere un buon lavoro, volevo avere una buona famiglia, eppure la mia conduzione di vita non mi stava portando da nessuna parte, e nonostante avessi tante cose, riconoscevo che non avevo perfettamente nulla. Di notte andavo nei locali notturni, magari utilizzavo sostanze, e poi tornavo nella mia stanza, a casa mia, sperando che i miei genitori non mi vedessero, quindi mi intrufolavo, e la mattina dopo mal di testa, insomma, e quella gioia che in qualche modo avevo sperimentato, tra virgolette, effimera, il giorno prima, il giorno dopo era diventato un problema per la mia vita, perché ero lontano da Dio, ero lontano dalla grazia di Dio, ero lontano dall'amore di Dio, ero lontano da quel Dio che non solo stava venendo a incontrare la mia vita, ma che aveva dato la sua vita affinché io potessi essere salvato e perdonato. E quando a un certo punto, non un religioso, e quando a un certo punto Gesù stesso, attraverso i suoi discepoli, ha incontrato la mia vita, beh, mi aspettavo una condanna, perché in me non c'era niente di buono. Eppure, come abbiamo ascoltato e come abbiamo letto questa mattina, ma Gesù, davanti a questa richiesta di condanna, si mette in mezzo. Vi immaginate questa storia? Questi uomini religiosi che prendono questa donna, e non è che l'hanno trattata molto bene, l'avranno presa, l'hanno gettata ai piedi del Signore. E hanno cominciato a dire: abbiamo colto questa donna in flagrante adulterio. Immaginatevi. E dice: la legge di Mosè dice che la dobbiamo lapidare. Tu che ne dici? E Gesù non è che si fa gli affari suoi, perché grazie a Dio non abbiamo un Dio che si fa gli affari suoi. Gesù si mette in mezzo e incomincia a scrivere per terra. E siccome la gente continuava a insistere, vedete, Gesù si mette in protezione di quella donna. Gesù si mette in una posizione dicendo: guardate che se lapidate lei, dovete lapidare anche me. Guardate che se decidete di andare in quella direzione, sappiate che io sono qui, sono in mezzo a questa storia. E quando Gesù si mette in mezzo e sente con insistenza: senti, ci devi dare una risposta, perché lo spirito religioso vuole il giudizio. Satana vorrebbe che la nostra vita fosse completamente distrutta, insiste affinché il giudizio sia nella nostra vita. Gesù li guarda, e io non vorrei essere stato al posto loro quando Gesù li ha guardati. Li guarda, si alza e dice: sentite, chi di voi è senza peccato, scagli la prima pietra, forza. Lui che conosceva la vita di ognuno di loro, lui che sapeva esattamente quello che c'era nella loro vita, lui che aveva gli occhi come fiamme di fuoco, vedete, io non vi posso conoscere, ma Dio vi conosce personalmente. Lui che conosceva i pensieri di quegli uomini, le azioni di quegli uomini, lui che conosceva quello che tutti non vedevano, lui che conosceva la loro vita, è colui che conosce anche la tua vita, quando fai cose che nessuno vede, ma che Dio vede, guarda questi uomini e gli dice: forza, chi è senza peccato, scagli la pietra su di lei. Sapete chi poteva, l'unico che poteva prendere una pietra e lapidare quella donna, chi era? Era proprio il Signore Gesù. E in quel momento questi uomini, descritti nella parola di Dio, incominciano a comprendere qualcosa di straordinario, perché è scritto in questa parola che i loro cuori sono compunti dalla loro condizione di peccato, le pietre incominciano a cadere. E vedete, prima di arrivare al fatto che Dio cambia la nostra vita, vi vorrei parlare
del fatto di Gesù che si mette in mezzo, del fatto che Gesù prende la nostra difesa, del fatto che il Signore non ci lascia, non ci abbandona, del fatto che se tu questa mattina sei qui e stai dicendo in qualche modo sì, sono un peccatore, sì, so di aver sbagliato, sì, capisco che ci sono cose nella mia vita che non vanno, non è che Gesù è qui questa mattina per giudicarti. Questa mattina, anche se io che sono un pastore ti dovessi giudicare, Gesù è colui che si mette in mezzo per dire: io sono morto per te. Ed è meraviglioso, sapete, perché 2000 anni fa Gesù Cristo il Signore è salito su una croce e si è messo in mezzo a un giudizio, in mezzo a una battaglia. Il Padre doveva giudicare il peccato, ma il Signore ha fatto ricadere su di Lui i nostri peccati affinché noi potessimo essere salvati. E vedete, quel giorno noi vediamo una donna difesa, ma 2000 anni fa, poco dopo, il mondo è stato difeso dal Signore Gesù. Il mondo è stato garantito da quello che il Signore ha fatto per noi sulla croce, l'unico giusto, l'unico senza peccato, l'unico che aveva semplicemente fatto del bene alle persone, l'unico che aveva guarito i malati, l'unico che non andava in giro chiedendo soldi per quello che faceva, l'unico che non voleva la gloria degli uomini, l'unico che non ha fatto campagne politiche per dire: io sono migliore, anzi quando lo volevano fare re lui se ne scappava, l'unico che ci ha insegnato a lavarci i piedi gli uni degli altri, l'unico che ha detto: vincete il male con il bene, l'unico che ha detto: se qualcuno vuole la tua tunica, dagliela, non preoccuparti, l'unico che ha detto: incontrate i bisogni delle persone che sono intorno a voi, l'unico che ha detto: perdonate, l'unico che ha vissuto la sua vita dimostrando la potenza di Dio in un modo straordinario, colui che ha detto a Lazzaro: Lazzaro, vieni fuori, l'unico che aveva l'unzione completa di Dio sulla sua vita, che nessuno poteva accusare, è salito su una croce e ha preso i miei peccati e ha preso le mie bugie e ha preso i miei atti sbagliati davanti a Dio, e la Bibbia dice: se li è caricati sulla sua vita, se li è caricati, ha messo i nostri peccati, fratelli e sorelle, sulla sua vita. E la Bibbia dice: il castigo per cui voi avete pace oggi e avete gioia è ricaduto su di Lui, e per mezzo delle sue lividure noi siamo stati guariti. Noi abbiamo accesso a quella grazia. La grazia è gratuita per noi, ma per Gesù è costato il prezzo più alto, la morte su una croce. Pensate a quest'uomo preso, flagellato, ucciso e messo su una croce, mentre la gente diceva: scendi da quella croce. Lui avrebbe potuto scendere da quella croce, adesso decide per amore, non per una condanna religiosa, di rimanere su una croce e di dire: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Il nostro Signore veramente è degno di essere seguito. E quel giorno, mentre si caricava dei miei peccati, dei tuoi peccati, dei peccati di tutto il mondo, era sulla croce e stava dicendo: Padre, tutto è compiuto. E quel giorno è stato il momento più straordinario della storia dell'umanità. Il nostro Signore Gesù Cristo si è messo in mezzo e ha pagato il prezzo dei nostri peccati. Se oggi voi siete qui, fratelli, esistono qui, è perché quel sangue ha ancora il potere di perdonare i nostri peccati. Ancora il potere di dare una svolta alla nostra vita, ancora il potere di poter trasformare le vite delle persone, ancora il potere di togliere quei sensi di colpa che alcune volte ci portiamo. Ci sono persone qui che forse stanno ancora vivendo con dei sensi di colpa profondi. Ci sono notti insonnie che alcune volte stai facendo. Il Signore ti dice: ci sono pesi nella tua vita che ti stanno lacerando. Non hai più proiezione per il futuro, sembra che la tua vita sia finita, non riesci a comprendere, dice il Signore, che io ti ho amato di un amore eterno, ho dato la mia vita per te, io sono colui che non ti giudica. Questa mattina permettimi, dice Dio, di trasformare il tuo cuore. E c'è qualcosa che stamattina sta avvenendo nella tua vita, c'è qualcosa che ti sta raggiungendo,
c'è qualcosa che vorrebbe invitarti questa mattina a uscire dalla tua condizione senza sentirti giudicata, ma sentiti amata da Dio questa mattina. Sentiti amata dal Signore, che non è una religione, è il Signore che ha lasciato la sua gloria ed è venuto in mezzo a noi per cercare coloro che sono perduti e per salvare i peccatori. E come l'apostolo Paolo, anch'io posso dire, del quale io sono stato il primo e sono il primo. Noi abbiamo un grande Dio, fratelli e sorelle. La religione viene per condannare, è vero. Viene per giudicare, è vero. Ma Gesù Cristo è venuto per cercare e per salvare noi che siamo stati dei peccatori e che in qualche modo ancora oggi lo siamo. Siamo stati raggiunti dalla grazia di Dio, siamo stati salvati dalla sua grazia, e lo Spirito Santo questa mattina è qui per convincere, proprio come ha fatto in quel giorno. Vedete, noi guardiamo questa donna e parliamo della donna adultera e diciamo questa è l'opportunità che Dio ha dato alla donna adulta di essere salvata. Questa è l'opportunità che Gesù ha dato a questa donna di essere salvata. Ma sapete, io penso che in quel momento stava avvenendo un miracolo straordinario, perché Dio non stava dando solo l'opportunità alla donna adultera di lasciare il suo peccato e di seguire il Signore. Dio stava dando l'opportunità a tutte le persone che erano presenti di sentirsi colpevoli davanti a Dio affinché potessero realizzare la grazia di Dio e la misericordia di Dio. E quando noi ci sentiamo all'interno di questa realtà, succede il miracolo, perché accogliere Gesù e accettare Gesù non è semplicemente uno slogan che noi diciamo dalla nostra vita, è una realtà. E per accettare Gesù, quella donna avrebbe dovuto lasciare il suo peccato. Per accettare Gesù, quegli uomini avrebbero dovuto lasciare il loro peccato. Ed è bello vedere, io ve lo voglio per un attimo far immaginare questo momento. Gesù li guarda. Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra. Immaginate questa scena. Poi non è che dice nient'altro, si abbassa, continua a scrivere. Lo Spirito Santo incomincia a parlare ai cuori di quegli uomini. Le mani incominciano a tremare. Il cuore incomincia a sentirsi in difficoltà. Ed è scritto nella parola di Dio che le pietre, puff, incominciano a cadere. Puff, cade una pietra dopo l'altra. E da uno all'altro incominciano ad andarsene, dal più grande al più piccolo. Quella donna è lì pronta per essere lapidata, non so com'era, forse aveva le mani sui suoi capelli, era lì impaurita e dicendo: la mia vita è finita, non c'è più speranza per me, ho sbagliato, sì, ma è possibile che non ci sia più speranza? E poi a un certo punto apre gli occhi e dice: non c'è più nessuno. Non c'è più nessuno che mi giudica. Gesù la guarda e gli dice: dove sono i tuoi accusatori? Dove sono? E quella donna dice: Signore, non c'è più nessuno che mi accusa. Non c'è più condanna sulla mia vita. Non c'è più giudizio sulla mia vita. E l'unico che poteva lapidare quella donna gli dice: perché Dio è diverso da noi. Dio è veramente tanto diverso da noi. E anch'io ti giudico, vai, e non peccare più. Io ringrazio Dio per il messaggio dell'Evangelo, perché se sono qui questa mattina è perché anch'io sono stato incontrato da questo amore così bello, così puro, da questo amore che non è interessato. Gli uomini ti possono lasciare, Dio non ti lascia. Il sistema religioso ti può tradire, ma Dio non ti lascia. Le persone intorno a te più care ti possono abbandonare per interessi, ma Dio non ti lascia e non ti abbandona. La Bibbia dice: tua madre e tuo padre, speriamo di no, ma potrebbe avvenire, ti potrebbero abbandonare e disconoscere persino la tua nascita, ma io non ti lascio, io non ti abbandono, dice il Signore. Quando abbiamo rivelazione di questo amore, beh, fratelli cari, tutto cambia nella nostra vita. Quella donna non poteva più essere la stessa, perché quando noi realizziamo veramente la grazia di Dio, quando io ho realizzato tanti anni fa veramente l'amore di Dio e la grazia di Dio, sapete che cosa è successo?
è avvenuto un miracolo, boom, è avvenuto un miracolo, ho incominciato a dire, che bello sentirsi amati, che bello sentirsi perdonati. Quando tu realizzi questo amore che è opera della parola di Dio, è opera dello Spirito Santo, beh, tu vuoi cambiare. E io mi ricordo che andavo e dicevo, ma insomma, che cosa devo fare? Che cosa devo cambiare? Non è più una legge che grava sulla tua vita, ma il desiderio del tuo cuore di voler onorare il Signore, di voler onorare quel Dio che ha dato la sua vita per te, di volerlo onorare con la tua vita, con le tue labbra. Il desiderio più grande che è nella mia vita e che è nella vita dei credenti è quella di non offendere più il Signore, è quello di dire, Signore, tu hai fatto tanto per me, io voglio continuare a seguirti ed amarti. E allora Gesù si alza in piedi, vedete, noi predichiamo, usiamo tante parole, Gesù alcune volte, quattro parole potenti, risolve le questioni. Io già mezz'ora che sto parlando più o meno, adesso sto per concludere, insomma, ma vedete, Gesù è arrivato, si è messo in mezzo, poi ha detto, chi di voi senza peccato scagli la prima pietra, poi si è messo a scrivere un'altra volta per terra, poi si alza un'altra volta in piedi, dice, dove sono i tuoi accusatori? C'è nessuno, dice, senti, vai a non peccare più. Risolto, conclusione predicazione, senza appello, senza niente, la vita trasformata. Ora, grazie a Dio per gli appelli, grazie a Dio per le predicazioni che esplicano quello che noi facciamo, per carità. Sto semplicemente dicendo che nelle parole di Gesù c'è una potenza straordinaria. E questa mattina, vedete, Gesù guarda quella donna e dice, bene, adesso che hai realizzato la grazia, sii trasformata, sii cambiata, non camminare più come prima. Fratelli e sorelle, la vostra vita ha una grande gioia e festa in questo giorno, ma vi è una grande responsabilità. È come se il Signore stesso vi stesse guardando e vi stesse dicendo, il passato non conta più, da adesso in poi andate e non peccate più. E questa mattina vedete questa grazia, che non è una grazia semplicemente che perdona i nostri peccati, è una grazia che ci trasforma. È una grazia che ci cambia, è una grazia che cambia tutta la nostra vita, che prende un uomo come Paolo, persecutore dei cristiani, e lo rende uno strumento, un apostolo straordinario per andare a predicare il Vangelo. Che prende l'apostolo Giovanni, che prima non era l'apostolo Giovanni, era un uomo che quando vedeva i samaritani diceva, fai scendere il fuoco dal cielo, giudicali. Eppure adesso è stato incontrato dalla grazia di Dio, trasformato dalla grazia di Dio, e incomincia a dire, figlioletti carissimi, amatevi gli uni e gli altri. È la grazia che raggiunge una donna che sarebbe diventata una donna di Dio. È la grazia che raggiunge la vita dei discepoli, Matteo, che andava a rubare le persone e adesso incomincia a predicare il Vangelo. Zaccheo, che rubava come pubblicano, e adesso incomincia a restituire quello che ha rubato. Vedete, questa grazia è qualcosa di straordinario. Ora la religione ti lascia nel tuo peccato, Gesù ti trasforma, perché il Signore non è venuto a salvarci lasciandoci nei nostri peccati, Gesù è venuto per trasformarci e liberarci da tutte quelle cose che farebbero male alla nostra vita. Ed è bello questa mattina poter dire, Gesù ha dato un colpo di grazia a quella donna. Sapete, concludo, nell'antichità, quando una persona diceva dategli il colpo di grazia, sapete che cosa intendeva dire? Uccidetelo. Perché quando combattevano e c'erano le arene, c'era il re che guardava, e si ferivano, si uccidevano quasi, ma non potevano togliere la vita, dovevano aspettare l'autorità che gli permetteva di uccidere quella persona. Avrete visto qualche film che a un certo punto c'era l'imperatore, questo non è Fonzi, l'imperatore che era lì così e poi dagli il colpo di grazia, uccidilo. Quella donna è stata incontrata dall'unico vero imperatore, l'unico vero signore della gloria. Anche loro si aspettavano il colpo di grazia, uccidiamola, togliamola di mezzo. Ma il dito di Gesù non è mai sceso in basso, ha detto semplicemente, io ho un parametro completamente diverso. Se questa mattina sei qui e sai di volerti mettere a posto con il Signore, io ti voglio dire che in questo luogo
Chi ti sta parlando non è un uomo, è Gesù che ti sta dicendo: neanch'io ti giudico. Se sei disposta a lasciare il tuo peccato, se sei disposto a lasciare la tua condizione, se comprendi che il tuo modo di vivere non è giusto ai miei occhi, dice il Signore, e sei disposta a ravvederti, a lasciare il tuo peccato, a dire: Signore, cambiami. Se sei disposta a fare tutto questo, Dio è qui per perdonarti. Dio è qui per aggiungere 1, 2, 3, 4, 10, 20 anime questa mattina alla salvezza. Dio è qui per poterti incontrare questa mattina, lo sta facendo con la sua parola. C'è qualcuno questa mattina che si sente proprio in questa condizione? C'è qualcuno che questa mattina sta dicendo: so che ci sono cose che non vanno nella mia vita? Se è andata ad ascoltare tutti, dice il Signore, hai chiesto consiglio a tutti. Dio sta parlando a una donna. Hai ascoltato i consigli di tutti, dice il Signore. Anch'io ho un consiglio per te questa mattina. Io, dice il Signore, ho ascoltato il grido del tuo cuore, le sofferenze nella tua vita. E ti raggiungo questa mattina con la mia parola, dice il Signore. La tua vita può cambiare, non attraverso le tue forze. La tua vita può cambiare se permetterai al mio amore di conquistare il tuo cuore. Io cambierò tutta la tua storia, dice Dio. Cambierò tutta la tua esistenza. Quella donna non ha visto la fine di tutto, ma in quel giorno quella donna ha ricevuto il colpo di grazia del Signore Gesù. La sua grazia ci trasforma, la sua grazia ci perdona, la sua grazia cambia ancora la nostra vita, fratelli e sorelle. Amiamoci gli uni gli altri. Facciamo cadere le pietre e viviamo come Gesù, perché Gesù è venuto per salvare le persone che sono senza speranza, e ogni città ha bisogno di discepoli che amano Gesù. Questa mattina non lasciare questo luogo senza aver messo la tua vita apposta con il Signore Gesù. E vorrei poter solo pregare, permetti pastore, solo vogliamo chiudere i nostri occhi. E se sei tu quella donna, sei tu quell'uomo, ripeti con me queste parole. Nessuno controllerà chi parla o chi non parla. È una questione tra te e Dio. E forse questa mattina puoi dire: Signore Gesù, lo puoi dire nel tuo cuore. So di essere una persona indegna. Riconosco che ci sono cose nella mia vita che non stanno funzionando. Ho cercato a destra e a sinistra soluzioni, ma tutto sembra non cambiare. Questa mattina vengo a te. E ti chiedo di perdonare i miei peccati. Ti chiedo di perdonare le mie azioni.
e ti chiedo di purificarmi attraverso quel sangue che tu hai sparso per me sulla croce. Affido la mia vita a te, affido il mio cuore a te, affido la mia famiglia a te, affido i miei progetti a te e ti chiedo di darmi un futuro e una speranza. Tu sei il Signore. Io ti chiedo di fare qualcosa di straordinario nella mia vita. Raggiungimi con il tuo tocco di grazia oggi e fai una rivoluzione nella mia vita. Nel nome di Gesù. Amen. Dio ci benedica. Amen, gloria a Dio, grazie Pastore Davide. Vorrei cambiare il microfono nel frattempo. Alleluia. Dio è un Dio di speranza. C'è speranza, amen. Forse magari qualcuno per tanti motivi sta perdendo o ha perso la speranza. Grazie a Dio perché Lui riaccende sempre. Emette e ci fa vivere con una speranza viva presente nel nostro cuore. C'è speranza, amen, se noi confidiamo nel Signore. Confida nel Signore, concludo, c'è un passaggio biblico che dice confida nel Signore e non ti appoggiare sul tuo intendimento. Confida nel Signore e Lui appianerà i tuoi sentieri. Dio è colui che appiana, mette ordine ad ogni situazione. Però da parte mia, da parte tua, da parte nostra, dobbiamo confidare in Lui ma soprattutto dobbiamo mettere la nostra vita nelle sue mani, riconoscendo Gesù come Salvatore, perché da soli non ci potevamo salvare. Dio ha provveduto un Salvatore nella persona del suo unigenito figliuolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia la vita eterna. E noi viviamo con questo pensiero. Nella Bibbia ci sono, nel frattempo se i fratelli vogliono provvedere, tanti passaggi, ma ce n'è anche uno che dice che Dio ha fatto tante cose belle, ma ha permesso anche all'uomo di vivere con una speranza, ovvero che non finisce tutto qua. Ha messo il pensiero dell'eternità nel cuore dell'uomo. Amen. E quindi siamo proiettati verso la vita eterna. Dove passeremo la vita eterna? Se accettiamo Gesù, la vivremo e la passeremo nel paradiso. Se non accettiamo Gesù, siamo destinati ad andare all'inferno. Non ce n'è. E quindi noi vogliamo accettare Gesù. Abbiamo accettato e vogliamo invitare e incoraggiare ad accettare Gesù, perché è scritto: credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Amen. Benediciamo il Signore. Ora, mentre i fratelli stanno preparando per procedere col battesimo, e invito i nostri fratelli a venire qua davanti, lo vogliamo fare con un applauso. So che c'è un po' di timore, ci mettiamo qua. Create la sequenza che avete disposto per le vostre testimonianze. Giusto due paroline. Allora, è stato già detto che noi pratichiamo il battesimo in quell'età dove abbiamo la capacità di intendere pure di volere, quindi in quell'età che ci dà la possibilità di essere consapevoli in quello, avere quella consapevolezza di tutto ciò che stiamo facendo, anche perché è un qualcosa di personale e nessuno si può sostituire a noi. Ho citato prima il passaggio: credi nel Signore Gesù, quindi proprio implica l'azione personale di qualcuno. Quindi noi crediamo
e nel momento in cui crediamo testimoniamo. Il battesimo che cos'è? Uno dei due ordinamenti che Gesù ha lasciato: andate per il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura, e tutti coloro che avranno creduto e saranno stati pure battezzati. E quindi un atto di ubbidienza che noi svolgiamo e pratichiamo in accordo a quello che Gesù ha lasciato, detto e ci ha detto, quindi è un atto di ubbidienza ed è una confessione della nostra fede triplice, triplice testimonianza, perché davanti a Dio loro in questo caso daranno la propria confessione di fede. La Bibbia dice che col cuore si crede e con la bocca si fa la confessione, quindi loro attraverso il battesimo, come anche diversi di noi, con il battesimo si confessa, si fa la confessione della propria fede in Cristo Gesù. Davanti agli uomini e anche davanti al diavolo diciamo pubblicamente che noi non gli apparteniamo più, ma abbiamo messo la nostra vita nelle mani del Signore. Ecco perché lo riconosciamo anche come il nostro Signore. Vuol dire che noi abbiamo preso la nostra vita e l'abbiamo messa nelle mani del Signore. Come no? Non vado tranquillo. Sento questa cosa da parte del Signore, mi permetto di dirla. Credo che questa mattina ci sono state persone che hanno ricevuto un invito forte da parte di Dio. Ti voglio dire di non lasciare questo luogo senza aver preso contatti con il pastore Samuele e farti aiutare, perché Dio questa mattina ti sta dando una grandissima opportunità. Ho voluto solo fare questo perché lo Spirito Santo mi ha comandato di farlo. Dio ti benedica. Grazie pastore Davide. Voglio aggiungere: non rimandare a domani quello che puoi fare oggi. C'è un detto, ma è anche biblico. Amen. Oggi se hai sentito e se senti, non rimandare a un altro tempo, prendi coraggio, amen, e fai questo passo verso il Signore. Per concludere, per dare la spiegazione del battesimo, come vedete noi pratichiamo il battesimo per immersione, perché rappresenta proprio la morte, ci identifichiamo con la morte di Gesù, ma ci identifichiamo anche con la risurrezione di Cristo Gesù, quindi lasciamo l'uomo vecchio e viene fuori, risorge l'uomo nuovo. Amen. Noi non obblighiamo nessuno, come è stato detto prima, dicevo prima, è un atto della propria decisione. Non abbiamo fatto il lavaggio del cervello a nessuno e né tantomeno a questi cari fratelli, a queste care sorelle, anzi alcune di loro da tempo hanno chiesto di poter praticare il battesimo e li abbiamo lasciati maturare, quindi abbiamo voluto proprio verificare la consistenza attraverso i segni del loro ravvedimento e della loro fede in Cristo Gesù. E sono qui come frutto appunto di una risposta data alla parola di Dio, ma anche di un cambiamento che è avvenuto nella loro vita. E proprio perché noi lo abbiamo verificato nel corso del tempo, vorrei che loro stessi e brevemente ci raccontassero. Noi ieri sera è nostra abitudine, il giorno prima, come con gli anziani della chiesa, incontrarli e ad ascoltare in anticipo le loro testimonianze. Siamo stati toccati e ci siamo rallegrati per quello che Gesù compie nella nostra vita. Il miracolo più grande che avviene nella nostra vita è proprio la salvezza dell'anima. Gesù ha detto: qual è il beneficio di un uomo? Qual è il beneficio che una persona può ricevere se conquista tutto il mondo e poi perde l'anima sua? Il miracolo più grande della salvezza è il miracolo più grande che noi possiamo ricevere. E quindi noi ringraziamo il Signore perché questo miracolo è avvenuto proprio nella loro vita. E quindi per non perdere più tempo, ora vogliamo dare loro la possibilità di raccontare a tutti noi quello che è accaduto nella loro vita. Chi erano prima e come erano prima, soprattutto prima di conoscere Gesù, e il dopo aver conosciuto Gesù. Allora, questa è la sequenza.
Iniziamo da Rossella, qui il microfono ogni tanto fa le bizze, va e viene, non lo so. Rossella. Amen. Pace a tutti, scusate se mi emoziono, sono emozionatissima. Vi voglio raccontare come Gesù ha cambiato la mia vita. Mi chiamo Rossella, ho 47 anni, vengo da una famiglia cattolica, non praticante. Sono cresciuta in un ambiente popolare molto difficile. Nel mio quartiere io avevo gli amici del cortile, erano figli di mafiosi, c'era molta criminalità. La mia famiglia era normale, a un certo punto mio padre ci lascia mia mamma, va via. E io adolescente sono stata coinvolta in un, non so qua elencare tutto, sono stata coinvolta in un giro molto più grande di me, che non credevo mai di cadere. Ho sofferto molto per la mancanza di mio padre, non avevo una guida, mia mamma poverina doveva lavorare giorno e notte dentro un ristorante, non poteva badare a noi, e noi siamo quattro figli, ci curavamo tra di noi. E sono rimasta mamma molto giovane, di un bellissimo dono che mi ha dato il Signore. Sono rimasta da sola con un figlio, non per volontà mia. E a un certo punto ho visto che il destino di mio figlio stava prendendo lo stesso mio destino. E io dicevo, ma non è possibile, non è possibile, c'era qualcosa di bello nella vita, ci sarà qualcosa di bello per me. E un giorno ho incontrato mio marito, Pino, era il mio amico, l'amico della porta accanto, quello buono però. Lui ha adottato mio figlio, abbiamo messo su una bellissima famiglia, abbiamo fatto un altro figlio, Alessandro. Però dentro il mio cuore c'era sempre un vuoto, una mancanza, non riuscivo a essere felice come dovevo essere, avevo tutto ciò che volevo, che mi ero creata, ma c'era sempre un vuoto dentro di me, non riuscivo a capire, dicevo perché Rossella hai tutto, perché ti senti così? Poi un giorno un'amica mi ha detto vieni con me in chiesa, sorgente di vita, dice lì troverai la pace che ti manca, vedrai, vedrai. E io così ho provato a venire per curiosità e veramente, fratelli, non ho trovato solo la pace e l'amore, ho trovato quel padre che mi è sempre mancato, quel padre che ha dato la sua vita per me, che è stato messo sulla croce per i miei peccati. E quel vuoto lì io adesso non ce l'ho più, da qui non riesco più a uscire perché qui ho trovato quel buco che mi mancava, quel vuoto, e adesso noi siamo una famiglia completa, serviamo tutta la famiglia, serviamo il Signore e gloria a Dio per questo, e oggi sono qui per far gioire il Signore di quello che sta sentendo e di quello che Lui ha fatto per me. Grazie Gesù. Amen, gloria a Dio. Non è opera d'uomo questo, ma è l'opera che compie Gesù nella nostra vita. Quando arriva Gesù cambia ogni cosa. Sei in cerca della pace, della tranquillità, della serenità, stai cercando anche tu di colmare qualcosa? Sappi che quel vuoto che noi chiamiamo a forma di Dio, solo Dio lo può riempire. Così come l'ha fatto con Rossella, lo può fare anche con qualcuno che è qui presente. Amen. Imma. Attraverso il dono della sintesi, possibilmente. So che hanno tante cose da raccontare, ma d'altronde cercheremo di sintetizzare, ma non riescono a trattenere quello che nel raccontare quello che il Signore ha fatto per lei, per loro. Imma. Immacolata per gli amici. Imma. Mamma mia. Pace a tutti, mi chiamo Imma. Sono sposata con Carlo, ho una bellissima famiglia, tre figli e cinque nipoti, bellissimi, e fin qua tutto bene. E nel 2010 mi sono ammalata di tumore.
e purtroppo la mia vita è cambiata. È cambiata, non c'era più un senso di vivere, perché non era più un vivere, ma non solo per me, anche per i miei figli, per mio marito, per tutti. Quindi sono andata avanti 6 anni così, non camminavo più, non facevo più niente, mio marito doveva stare dietro a me. Niente, sono andata avanti fino al 2016. Nel 2016 mia cognata Penuccia e mio fratello Luciano ha incominciato a parlarmi di Dio, di Gesù e di questa chiesa. Io ero lì un po' sì, un po' no, vengo sì, vengo no, però poi settembre del 2016, giusto per tirare, ho deciso di venire. E ho deciso di venire il primo giorno che sono venuta in questa chiesa, Gesù è entrato in me, ho sentito un calore, cioè ha coperto il mio cuore, tutto il vuoto che avevo è stato coperto da Gesù. E io da quel giorno veramente ho detto, io non posso farne a meno di Gesù, perché ho bisogno veramente di Gesù. La mia vita è cambiata, non sono guarita, però sto bene, avendo Gesù che lo sento vicino a me, io sto bene, ho iniziato a lavorare di nuovo, faccio tutto, voglio dire, aiuto a chi ha bisogno, che prima dovevano aiutare me perché non ero più in grado di fare niente, quindi grazie a Dio, questo è tutto grazie a Dio. Ti facevi uso di farlo, ti sei? A me, qualcosa di importante che ieri sera ha detto? Io sono andata avanti 6 anni a fare cortisone perché non camminavo più, quindi ho deciso quando sono entrata in questa chiesa a cercare Gesù perché avevo bisogno, ho detto io non prendo più farmaci, quindi via il cortisone, via tutto, io non prendo più niente, gli antidepressivi, che non dormivo, oggi come oggi, oh Gesù, non prendo più niente, vivo per Gesù. Alleluia, amen. Gesù guarisce pure ogni forma di depressione, la malattia del secolo si può definire, e benediciamo il Signore. Carlo è il marito di Imma. Pace a tutti, sono Carlo il marito di Imma, come avete sentito, e niente, io devo solo testimoniare che non ho tantissimi problemi in pratica da raccontare, tranne che quello che ha raccontato mia moglie, che io purtroppo in casa dovevo fare da donna e da maschio, diciamo, ecco tutto, per fare i mestieri, perché lei non si poteva abbassare assolutamente e io ero l'unico che praticamente dovevo tenermi la bacchetta, diciamo, ecco, purtroppo così. Io ero molto scettico comunque, perché anch'io, diciamo, non piange se non mi fai perdere la parola pure a me. sì. Io ero cattolico, ma diciamo no, non frequentando, ecco come si dice. Però da quando che sono entrato io in questa chiesa, che ci andavo prima con i piedi di piombo, prima di entrare, prima volevo vedere la strada che faceva mia moglie per vedere che cosa cambiasse nella sua vita. E in effetti in Gesù ho visto molto cambiata mia moglie. Come avete sentito, non prende più farmaci, non prende più sì, insomma, pastiglie, perché tanto qui è l'emozione che vince, purtroppo è così. E niente, io passo passo stavo dietro e ho detto sempre a lei, vai te, vediamo come va. E io stavo sempre dietro perché ero scettico e non ci volevo credere a questa cosa. Va bene, questa cosa qui è andata avanti per 2 mesi. Al terzo mese ho detto, dico io, ho visto che stava andando con suo cognato, praticamente con suo fratello, veniva sempre in chiesa, ho detto ma perché devono venire loro? C'ho la macchina mia, dico, la porto io. Una domenica mi sono deciso e ho detto ciao, vado lì essendo il culto della domenica. In quel momento di quel giorno lì io ho cominciato a piangere come un bambino, perché sentendo le canzoni che cantavo dietro, mi sono sentito un bimbo, sempre piangere, ho sentito proprio un forte al cuore, come dire, Gesù è entrato nel mio cuore. E da quel momento lì, da quel giorno lì, io non ho lasciato più la chiesa. E io ringrazio tutti per avermi, almeno i miei cognati, per avermi portato nella chiesa evangelica. E la ringrazio.
Gloria a Dio per questo grande fratello ginnico. Quanti anni gli date al nostro Carlo? 50 anni? Io lo dico ai miei che lo sanno. Lo sanno, lo sapete, ha 70 anni, ma li porta proprio bene. Va a giocare a pallone, si fa pure male, fa di tutto. Mi ricordo le ultime parole famose di Carlo quando una sera abbiamo tenuto qui una cena e abbiamo fatto la paella e lui era là fuori che girava sta paella. Mi sono avvicinato, mi ha visto avvicinare, mi ha detto: pastore, però io c'ho la mia, eh. Ha messo subito le mani avanti, ha detto: che ti tocca, rimani lì. Le ultime parole famose oggi è qua. E noi benediciamo il Signore. Amen, gloria a Dio. Amen. Elisa. Pace a tutti, mi chiamo Elisa. Scusate, non ho più salivazione, vi avverto. Ho 56 anni e la mia vita fino a 4 anni fa era come tutte le vite di tutti. Andavo al lavoro, cercavo di arrivare a fine mese e cercavo di essere serena. Quando 4 anni fa mio marito ha perso il posto di lavoro e non è stato facile, perché con uno stipendio aver preso degli impegni era dura. Niente. La cosa però più forte è stata quando mio marito è caduto in depressione, e stare vicino a lui è stato tanto pesante, perché a volte diceva delle cose che veramente ti toccavano e dicevi ed eri disperato. L'unica nostra risoluzione è stata quella di chiuderci in casa e isolarci dal mondo esterno. Vedevamo tutto contro di noi. Non esisteva più niente, solo io, lui, la paura e la nostra disperazione. Quando un giorno ho incontrato un angelo, è qua, si chiama Paolo. Lui è riuscito a vedere le ferite del mio cuore e mi ha detto: vieni con me, vedrai che non hai bisogno di un psicologo. Un martedì sera sono venuta qui a Sorgente di Vita e la moglie del pastore parlava del gioco. Quanto pianto, io il gioco ce l'avevo non solo in testa, ma anche nel cuore. Niente, a quel punto ho sentito Gesù che mi ha detto: da sola non ce la puoi fare, affidati a me, vedrai che ce la farai. E così è stato. Oggi vedo la vita in maniera diversa. Mi domando perché non l'ho fatto prima. Grazie Dio. Alleluia. E gloria a Gesù. Ci stiamo rallegrando per l'opera compiuta dal Signore. Amen. Il marito Carlo, anche lui, ieri sera ci ha fatto piangere mentre ascoltavamo la sua testimonianza. Rilassati Elisa, è andata. Pace a tutti, sono Carlo, marito di Elisa. Come ha già anticipato mia moglie, la nostra vita era normale, pur sentendo la mancanza di qualcosa. Nel 2014 ho perso il posto di lavoro, sono entrato in una depressione paurosa, prendevo 7 pastiglie al giorno, molte volte mi è venuta la voglia di togliermi la vita, ma Dio non l'ha voluto. Siamo andati avanti per qualche anno senza mai vedere nessuno. Eravamo rimasti soli col nostro dolore. Nel dicembre 2016 mia moglie, premetto, non era un credente, una premessa che è giusto ateo. E mia moglie è venuta a casa, l'ho vista che era diversa e ha iniziato a parlarmi di Sorgente di Vita. Io gli dicevo no, io facevo da un divano letto, non volevo uscire, finché mi ha detto: vieni, non ti preoccupare, ti trovano un posto di lavoro.
E quel giorno mi ricordo che sono arrivato e ho sentito subito che c'era qualcosa nella chiesa. A un certo punto il pastore ha iniziato a fare la predica e parlava di me, mi diceva tutte le cose. Io guardavo mia moglie e dicevo: ma come fa il pastore a sapere quello che sto passando io? Beh, ho pianto tutto il giorno, mi sono sentito diverso, mi è stato levato tutto quello che avevo dentro che non funzionava. Praticamente sono stato investito dallo Spirito Santo. E da allora, da quel giorno, non avevo più il pensiero del lavoro, non mi importava più di lavorare. E invece poi piano piano mi hanno trovato anche il lavoro. Gesù mi ha dato anche il lavoro. A 62 anni ho ripreso a lavorare. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Ah. E premetto, le 7 pastiglie dal giorno che sono entrato in chiesa le ho smesse immediatamente. Ah sì, sono ingrassato 10 kg, perciò prima ero uno straccio. Grazie a Dio, questo è quello che opera il Signore. Dio fa anche miracoli. Amen. Hai bisogno di un miracolo? Noi crediamo che il Signore crea una via laddove via non c'è. Noi affidiamo la nostra vita. Il Signore provvede anche secondo quelli che sono i bisogni, perché uno dei nomi di Dio è proprio il Geova Jaira, colui che vede e colui che anche provvede tutto quello che noi abbiamo bisogno. Amen. E benediciamo il Signore anche per l'opera compiuta nella vita di Carlo. E chiudiamo il cerchio, abbiamo iniziato con Lorenzo, Rossella, e concludiamo col fratello di Rossella, Lorenzo. Amen. Pace a tutti, sono l'ultimo. Niente, io la mia presenza qua è già un miracolo di preghiere della Chiesa, di mia moglie, perché io non lo saperne, pensavo di cavarmi da solo la vita, ma non è stato così, più che altro per pregare per i miei figli. Io pensavo di essere un santo, ma non è stato così. Avevo bisogno di forze nuove e l'unica forza che potevo avere era quella del Signore. E mi sono avvicinato con il Signore e mi sedevo agli ultimi posti, ascoltavo e molte volte il pastore faceva l'appello di accettare il Signore nel cuore e io scappavo sempre, come un ladro. Ho scappato una volta, ho scappato due, ho scappato tre, ma la quarta volta ero lì in fondo e sentivo un fuoco molto forte, un fuoco dello Spirito Santo, e mi sono avvicinato con il Signore perché pensavo: sicuramente è così, che con la forza del Signore avrei affrontato più le preghiere per la mia famiglia, per il mio figlio, per i miei figli. Da quel giorno che ho accettato il Signore nel cuore, la mia vita è cambiata, perché è stata un'avventura col Signore, una bella avventura con l'Onnipotente. Da quel giorno lì, dal 2017, che vi sembra strano, ma è stato l'anno più brutto della mia vita. Brutto, io pregavo forte, pregavo sempre, però in quell'anno lì io ho perso ogni cosa. Ho perso mia madre, la mia famiglia e mio figlio a 21 anni in un incidente, classica vittima del sabato sera. Io pregavo tanto al Signore. Io al Signore non ho chiesto né oro né argento. Padre, io quello che ho chiesto al Signore non era quello. Io ho chiesto al Signore delle cose, ma Lui mi ha dato niente di quello che ho chiesto, niente. È stato levato. Ma io ho insistito,
sono aggrappato a lui più forte di prima e lo ringrazio. Quando è stato chiamato all'obitorio per riconoscere il suo corpo, ed era lui, purtroppo. Siamo stati lì dentro quel tempo che occorreva. E niente, ci siamo andati, hanno chiuso l'obitorio, ci siamo andati a casa. Mentre andavo verso casa, ero con una delle mie sorelle e mi disse: dove ti porto? Dove mi porti? Senza esitare, senza pensarci, senza puntare dita a nessuno. Portami da Gesù, portami in chiesa. Portami in chiesa, ho detto. Ero felice quando gliel'ho chiesto, ero tranquillo. E io ho fatto bene, Perché se io andavo un'altra strada, a posto di venire in chiesa, avrei deviato. Io non ero qua. Chissà dove ero. Il male al nemico, sicuramente. Perché se esiste Dio, esiste pure Satana, il male. Sono stato avvisato dal male tante volte per queste occasioni. Lui mi stava aspettando, il male, ma io ho preferito il Signore, perché io mi fido di Lui, mi fido di più di prima. Gloria a Dio. Gloria a Dio. C'è stato qualcuno che addirittura si è permesso di dirmi: ma Dio dov'era? Ma Dio dov'era? Noi dove siamo? Quando Lui ci avvisa e ci chiama, che il Signore si serve di ogni cosa per avvisarci. Noi dove siamo? Quando Lui ci avvisa, ci avverte, che gli giriamo sempre le spalle, eh? Amen. Noi dove siamo? E Lui ha chiuso la bocca. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Amen. Amen, gloria a Dio. Anche quando si presentano nella vita situazioni che potrebbero creare forme di disperazione, anche nella disperazione possiamo confidare nel Signore. La Bibbia dice che Lui cambia il nostro lutto in danza. Le nostre lacrime di dolore le trasforma in lacrime di gioia. E la nostra afflizione, nelle nostre afflizioni possiamo fare affidamento sul Padre delle consolazioni, che Dio è colui anche che ci consola. Nelle afflizioni due cose possiamo fare: o ci allontaniamo di più di Dio o ci aggrappiamo più al Signore. Lorenzo ha deciso di aggrapparsi di più al Signore. Quella domenica me la ricordo ancora, proprio la notte era successo il dramma e alle 10:30 era qui e ha preso forza nel Signore. Anche ha potuto sperimentare l'amore di Dio nella sua vita e anche l'amore della Chiesa del Signore. Gli abbracci, ieri sera dicevi proprio questo, gli abbracci dei fratelli sono stati per lui l'abbraccio direttamente da Dio. Dio ha trasferito il suo abbraccio attraverso proprio l'abbraccio della Chiesa. E noi benediciamo il Signore per questo. E oggi è qua e pubblicamente sta confessando la sua fede in Dio. Amen. E prima ora di procedere con il battesimo possiamo fare una preghiera ultima per loro. Vi invito ad alzarvi in piedi e vorrei chiedere proprio al pastore Davide Ravasio di venire qua e rivolgere una preghiera in favore dei nostri cari fratelli. Amen. Signore, ti siamo veramente grati per la vita di questi nostri fratelli che benediciamo nel tuo nome. Grazie per i miracoli che tu fai. Ti benediciamo, Signore, perché la loro vita testimonia che tu sei vivente, Signore. Grazie per la tua misericordia e grazie per come ti stai usando di questa chiesa, del pastore Samuele, per parlare del tuo amore e della tua grazia. E noi in questo giorno di pari consentimento vogliamo pregare per la loro vita, Signore, perché possano essere benedetti da te, Signore. E l'opera che tu hai iniziato, tu la possa portare a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Preghiamo per protezione sulla loro vita, preghiamo per provvidenza, preghiamo per una completa vittoria, Signore, in ogni area della loro vita, Signore. E ti benediciamo, Signore, perché sappiamo che tu li userai per la tua gloria, Signore.
Grazie, grazie, grazie. Il mio cuore si è rallegrato questa mattina per conoscere la tua bontà, Signore. Io insieme ai miei fratelli qui di questa chiesa voglio dire, noi siamo nella gioia perché tu hai fatto grandi cose e perché tu, Signore, continuerai a fare grandi cose. E questo è un giorno di gioia, ma è anche un giorno di salvezza, Signore. Ti benediciamo e ti ringraziamo e diamo tutto l'onore e tutta la gloria a te che ti spetta, Signore, perché tu sei il nostro Signore, sei il nostro Salvatore e sei il Dio nostro. Nel nome di Gesù preghiamo. Amen, amen. Amen. La foto ricordo, quindi mettetevi qua una foto, potete accomodarvi, i battesimi possono essere seguiti anche dallo schermo. Chiediamo un pochino di pazienza, oggi il culto si protrae ancora di qualche minuto, cercheremo di fare comunque velocemente. Amen. Fatto la foto, anche se ho il microfono. Amen. Amen. Procediamo col battesimo. Amen. Allora Carlo, hai creduto che Gesù è morto sulla croce, ma dopo 3 giorni è risorto e Gesù ora vive e vive anche nel tuo cuore? Sì. Carlo, credi che Gesù è morto e che sulla croce ha portato anche i tuoi peccati? Sì. Carlo, ti sei pentito di ogni peccato commesso chiedendo perdono al Signore? Sì. Carlo, ti impegni a vivere la tua vita cercando di mettere in pratica la parola di Dio nella tua vita, studiandoti di fare non la tua ma la volontà di Dio? Sì. Carlo, sulla base della tua confessione di fede, pubblica davanti a Dio e anche davanti agli uomini, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ho trovato la vita in Gesù, papà, posso volere di più. Ho provato l'amore di Dio, la sua luce mi illumina. Avvicinare un po' più il microfono in centro, se no ecco, ok, si riesce ancora un po' di più, ok, grazie. Carlo, un altro Carlo. Carlo, anche tu hai creduto che Gesù è morto sulla croce, anzi prima è stato inviato per dare la salvezza a tutti gli uomini, poi è morto sulla croce e dopo 3 giorni è pure risorto e oggi vive nel cuore di tutti coloro che lo ricevono e da oggi, anzi da qualche tempo a questa parte, pure nel tuo cuore. Lo credi? Sì. Credi? Molto deciso, abbastanza. Gloria a Dio. Carlo, anche tu hai creduto e credi che Gesù sulla croce ha portato i nostri peccati e anche i tuoi peccati? Sì. Ti sei pentito, Carlo, chiedendo perdono al Signore per ogni peccato commesso, volontariamente e anche involontariamente? Sì. Carlo, ti impegni a vivere la tua vita da questo momento in poi, studiandoti di mettere in pratica la parola di Dio, tutto ciò per vivere secondo la volontà di Dio? Sì. Carlo, sulla base della tua confessione di fede, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E fu un giorno di festa, un giorno di festa, un giorno di festa.
Gesù. È sempre un giorno di festa, è sempre un giorno di festa, anche oggi noi siamo con Lui. Rossella, anche a te qualche domanda? Allora, anche tu hai creduto e credi che Gesù è morto sulla croce ed è anche risorto e vive nel tuo cuore? Sì. Anche tu credi che Gesù, hai creduto che è morto sulla croce e che sulla croce ha portato i nostri peccati, compreso anche i tuoi? Sì. Sei pentita chiedendo perdono al Signore Gesù per tutti i peccati commessi nella tua vita? Sì. Ti impegni e ti studi di vivere la tua vita conformemente ai principi che troviamo nella Bibbia, che per noi è parola di Dio? Sì. Rossella, sulla base della tua confessione di fede, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quanta pace ora sento nel cuore, ero stanco nel mondo. Anche a te qualche domanda prima di procedere con l'immersione. Allora Elisa, anche tu hai creduto sulla morte e sulla risurrezione di Cristo Gesù? Lui è stato inviato per salvare gli uomini, è morto sulla croce ma è anche risorto. Oggi Gesù non è più sulla croce, è risorto e vive nel cuore di coloro che lo ricevono, e da oggi, anzi da un tempo a questa parte, anche nel tuo cuore. Sì. Elisa, Gesù sulla croce ha portato i nostri peccati e di questo sicuramente ne sei consapevole. Ti sei pentita dei peccati commessi fino ad un certo momento della tua vita, fino ad oggi, chiedendo perdono al Signore? Sì. Elisa, ti impegni davanti a Dio di studiarti, di mettere in pratica tutti i principi che si trovano contenuti nella Bibbia, che per noi è la parola di Dio, studiandoti ed impegnandoti nel fare la volontà di Dio? Sì. Elisa, sulla base della tua confessione di fede, pubblicamente anche io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ci sostiene, ci aiuta il Signore e ci guida dal cielo di Dio. Su, fratelli, cantiamo di più. Gloria al Signore Gesù. Amen. Lorenzo, quanti minuti dobbiamo stare sotto qua? O secondi? Lorenzo, anche tu hai creduto e credi che Gesù è morto sulla croce, ma che non si trova più sulla croce, ma è risorto dopo 3 giorni e oggi vive nel tuo cuore? Sì. Lorenzo, Gesù sulla croce ha portato i nostri peccati. Ti sei pentito di ogni peccato commesso, chiedendo perdono con tutto il cuore al Signore Gesù? Sì. Lorenzo, anche tu ti impegni di fare, di vivere la tua vita studiandoti, di vivere secondo la volontà di Dio, quindi mettendo in pratica tutto ciò che è contenuto, i principi che sono contenuti nella Bibbia, che per noi è la parola di Dio? Sì. Lorenzo, sulla base della tua confessione di fede pubblica, io ti battezzo ora nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E fu un giorno di festa, e fu un giorno di festa.
Immacolata, per noi amici Imma, anche tu hai creduto che Gesù è morto sulla croce, sì. È stato inviato per la salvezza, per donare la salvezza a tutti gli uomini, per avvicinare gli uomini a Dio, sulla croce ha portato i nostri peccati, ma dopo 3 giorni Gesù è risorto, non è più sulla croce e vive, e oggi vive anche nel tuo cuore. Sì. Immacolata, hai chiesto perdono al Signore Gesù per tutti i peccati commessi volontari e involontari e di essere rimasta lontana da Lui fino ad un certo momento della tua vita? Sì. Imma, ti impegni anche tu davanti a Dio di vivere la tua vita secondo i principi che sono contenuti nella Sacra Scrittura, che per noi è la Bibbia, studiandoti di mettere in pratica ogni parte della parola di Dio, tutto ciò per vivere secondo la volontà di Dio? Sì. Imma, sulla base della tua confessione di fede, ora ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Non c'è Dio grande come te, non c'è, non c'è, non c'è Dio grande come te, non c'è, non c'è, non c'è chi può fare le cose come quelle che fai tu, non c'è chi può fare le cose come quelle che fai tu. Potenza. Aspettiamo che il pastore e i fratelli si cambiano, vogliamo cantare insieme e gioire ancora in questa giornata con canti di lode e di gioia. Amen. Alleluia. Il dolore finirà insieme.
Alleluia. Inestabile Dio. Gesù, facciamolo come si deve. Allora, prima di concludere, noi ai nostri fratelli, non sono ancora uscito, dove sono i battezzanti? Non sono ancora usciti. Noi consegniamo un certificato di battesimo che rimane loro come ricordo. Testualmente c'è un testo che abbiamo indicato, dice proprio: essendosi pentita o pentito dei propri peccati ed avendo accettato Gesù Cristo come il proprio Salvatore e Signore, ha reso oggi
pubblica testimonianza della propria fede in Lui mediante il battesimo per immersione in acqua nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, secondo l'insegnamento. È finito? Ok. Sesto San Giovanni, 25 marzo 2018, il pastore Samuele Pellerito. E poi è indicato un versetto, citazione biblica, che dice: andate per il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stata battezzata o battezzato sarà salvato. Amen. Ora alcuni di loro mancano ancora e sono andati a chiamarli, ma dove sono andati? Sono andati via? Ah no, sono qua. Concludo, allora concludiamo subito con la consegna del certificato, dei certificati alla sorella Immacolata Orefice, vieni pure avanti. Dio ti benedica, Immacolata. Carlo Bevivino, Carlo. Carlo Tabbi. Lui arriva correndo. Dio ti benedica. Lorenzo La Casella. Elisa Vasta. Dio ti benedica. E Rossella La Casella. Dio ti benedica grandemente. Amen. E benediciamo il Signore tutti quanti insieme per questa festa. Amen. Se volete, noi ogni domenica mattina alle 10:30 ci ritroviamo qui in questa sala. E ogni domenica, a parte i battesimi, noi facciamo quello che abbiamo fatto oggi: lodiamo il Signore e ascoltiamo la predicazione della parola di Dio. Amen. Quindi vi invitiamo a partecipare ogni qualvolta voi lo vorrete. Amen. Ed ora invochiamo la benedizione di Dio sopra la nostra vita. Signore, ti ringraziamo e ti benediciamo per la tua presenza, per lo Spirito Santo in mezzo a noi, per la tua parola e per il tempo che abbiamo potuto trascorrere insieme, per la benedizione e le benedizioni ricevute ancora in quest'oggi. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen. Ed ora la grazia del nostro Signore e Salvatore Cristo Gesù, l'amore di Dio e la comunione con lo Spirito Santo rimangano con tutti noi da ora e per sempre in eterno. Amen. Dio ci benedica grandemente. Thank you.